Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo tornati sulla carriera con il Manchester su FIFA 17. Ora ragazzi, oggi andremo a giocare nella partita contro la Rouca, che sarebbe una squadra appunto di... cioè la prima partita di Europa League. E vedete, nel girone abbiamo anche il Celta Vigo e lo Stromgozet. Quindi ragazzi, andiamo subito nelle formazioni del match. Ok ragazzi, questa è la formazione che ho deciso di schierare contro la Rouca. Ho fatto un po' di turnover e ho messo Young, Vardy, Mkhitaryan, Schweinsteiger, Fleny e Yaya Touré, acquisto all'ultimo giorno di mercato dal City, Shaw e Valencia esterni, cioè terzini scusatemi, e ho lasciato come titolari soltanto Smalling, Thiago Silva e David De Gea in porta. Ok ragazzi, ora andiamo a vedere come andrà il match. Attenzione qua, la Rouca subito, la Rouca dentro, il primo tiro della Rouca, alto di poco, subito pericoloso al secondo minuto. Attenzione qui ancora la Rouca che avanza, provano il tiro, deviazione di Smalling, De Gea attento. Attenzione ancora la Rouca in avanti, bello il passaggio qua, Valencia, pallone messo dentro, sbaglia tutto il tiro, là, il miracolo di De Gea ragazzi, ma Smalling ha fatto una cagata enorme. Bello il pallone dentro, Young per Vardy, Vardy che è tutto solo, Vardy il tiro, è debolissimo Vardy, dai. Yaya Touré, bello il pallone dentro, ancora lo scatto, Vardy, il tiro di Vardy, è ancora debole, ancora la parata di Bracali. Ancora dentro il tiro, la parata di De Gea ragazzi. Si era fatto fuori Thiago Silva e Smalling in maniera, almeno penso. Vediamo, ah no, era Smalling. E l'altro, ok, grande parata di De Gea. Vardy, verso Mkhitaryan, che solo, Mkhitaryan, può provare il tiro, il gol, passiamo in vantaggio. Va a finire anche nei cartelloni, li supera. Sfida regge della fisica, ma ce la fa a segnare, ad esultare. Mkhitaryan, guardate qua, Mkhitaryan, guardate che tiro. 1-0 per noi, siamo in vantaggio. Grandissimo gol al debutto. Ecco qui, 1-0 per noi, palla al centro. C'è ancora qua la Rouca. Attenzione qua, che se n'è andato via benissimo. Prova il tiro De Gea, questa volta era abbastanza telefonato il tiro. Bello il pallone dentro, c'è il pareggio, ragazzi non ci credo. Che disattenzione difensiva da parte nostra. Rivediamo, guardate qui solo, lasciato solo Thiago Silva, errore madornale, uno pari. Young è velocissimo, Young, fermato all'ultimo. E finisce qui il primo tempo ragazzi, 1-1. Ha giocato bene la Rouca, però potevamo evitare il pareggio. Andiamo a vedere il secondo tempo, dove cercherò di, a tutti i costi di portare la partita a mio favore. Allora devo cercare di temporeggiare. Vardy ancora, dentro, Vardy, dentro ancora, dentro, Fellaini, prova il tiro, il palo fuori. Guardate qua da fermo, guardate che tiro, bellissimo. Il palo ci dice di no. Attenzione qua, colpo di testa. Young ragazzi si è infortunato, quindi lo sostituiamo con Depay. Attenzione qua, errore, pallone dentro subito per Vardy, dall'altra parte c'è Depay, solo Depay, è solo Depay, tiro di Depay, deviato, ha perso troppo tempo. Attenzione qua, Shaw, che ha fatto? Ma c'è davvero? Attenzione qua la Rouca, la Rouca, il tiro fuori di pochissimo ragazzi, lampo della Rouca. Ancora qui la Rouca, il tiro, il palo, palo anche da parte della Rouca. Schweinsteiger dentro, sbaglia qui tutto, Vardy non riesce, porca troia. Finisce qui ragazzi la partita, deludentissimo, uno pari con la Rouca. Non sono riuscito a segnare il 2-1. Ecco qui i dati, 7 tiri per la Rouca e 5 per noi, quindi addirittura hanno tirato più di noi. Andiamo avanti. Young sarà indisponibile per un mese, ha avuto una distorsione alla caviglia. Eccoci giunti alla seconda partita dell'episodio, questa è di campionato contro il Watford, che ha avuto un buon inizio di stagione e qui ragazzi ovviamente ho rimesso la formazione titolare che gioca di solito in campionato. Andiamo subito nel match. Ibra allora, ancora Ibra che difende palla, dentro per Pogboom, Pogboom il tiro, il miracolo subito di Muslera. Pogba, Memphis Depay, tiro di Depay fuori di pochissimo, bello il tiro però. Guardate che tiro ragazzi, strano effetto della palla, guardate ha fatto la barba al palo. Martial, ancora Martial, riesce a mettere palla dentro, quel round di testa, c'è il gol dell'1-0, passiamo in vantaggio.
trofeo guadagnato minaccia aerea, Wayne Rooney. Siamo in vantaggio ragazzi, rivediamo grandissimo colpo di Wayne Rooney in anticipo. Stacca con il terzo tempo, 1-0 per noi. Sono il Watford, Dini, il tiro di Dini, subito e De Gea, miracoloso, il Watford ha reagito. Memphis Depay, dentro per Martial, può provare il tiro di Martial, la parata. E finisce qui ragazzi, un primo tempo avaro di tiri ma molto molto intenso invece come gioco. Partita combattutissima, l'importante è che siamo in vantaggio. Andiamo a vedere come andrà il secondo tempo. Martial ancora, pallone all'indietro, verso Memphis Depay, che filtra il tiro di Depay, il miracolo di Muslera. Sono a Watford, che prova. Oh, arbitro, è fallo, eh. Ok, ragazzi, un infarto per un attimo. Watford ancora, cross dentro, pallone, che è sbagliato l'intervento di Darmian, se non ho visto male. De Gea, miracoloso. Memphis Depay ancora. E allora si accentra lui. Prova il tiro. Fermato. Attenzione ancora qui. Martial ancora. Ibra. Ibra ancora. Dentro. Bellissimo il pallone. Pogba. Anticipato. È incredibile. Pogba dentro per Ibra ancora. Ibra. Dribbling secco Ibra. E poi sbaglia il tiro. Ma è incredibile cosa si è divorato Ibra. Non è da lui. Non è dal dio Zlatan. Guardate anche Pinco disperato. Cosa si è divorato Ibra ragazzi. E finisce la partita ragazzi, abbiamo vinto. Secondo tempo veramente deludente, molto ostico, ma l'importante è che abbiamo portato a casa 3 punti in casa del Watford, che era una trasferta molto difficile. Ecco le statistiche, 8 tiri noi e 5 il Watford. Ecco qui ragazzi la classifica, vedete questo è il momento, è con il Chelsea a 11 punti, il Middlesbrough segue a 10, il Leicester a 10 e poi ci siamo noi a 9 punti insieme anche al Tottenham. Alcune squadre hanno però una partita in meno come il West Bromwich, West Ham, lo Swansea, Southampton, lo Stoke City e il Crystal Palace. Comunque ragazzi stiamo risalendo la china. Come sempre vi invito a lasciare un like per sostenere questa serie. Mi raccomando commentate se avete qualcosa da dirmi, condividete, se non avete fatto iscrivetevi al canale. Qui sotto come vi dico sempre ci sono tutte le mie pagine social, quindi passate anche da quelle. Qui da Angelone dell'83 tutto e ciao gamers! I'm good, I'm good, I'm good, I'm good.